Ciao a tutti da Mario Carbone, benvenuti in questa lezione. Oggi studieremo insieme Luz for Natale. Farò ascoltare questo brano, è un brano tradizionale, insomma, questo brano tutto da cima a fondo senza ripeterlo nuovamente, insomma. La parte è questa. E si ripete nuovamente tutto da capo, poi ci sarà il finale che lo vedremo insieme, ma è semplice. Bene, allora inizia col secondo dito sul Do, chiaro? Questa è la posizione, quindi abbiamo un momento di pausa, è questo. 2-3-2, per due volte 2-3-2, poi 2-1-2, e due volte il terzo. Chiaro? Quindi è questo. Napoli, Napoli, poi Napoli, due volte il 3, pa. Bene, la frase è questa, fino a dove ci sta la V, dall'inizio fin qui, va bene? Bene, ripetetela per una mezz'oretta, dopo averla ripetuta, penso che l'avete praticamente memorizzata. Metto un metronomo a 50 per farvi sentire col tempo, quindi così. Uno, poi Napoli, Napoli. Ecco qua, sempre la stessa battuta che abbiamo fatto, la stessa frase dall'inizio fin qui, va bene? Andiamo avanti, dopo una mezz'ora, un'ora l'avete memorizzata, la frase successiva è questa. 3-4-3, 3-4-3 nuovamente, poi 3-2-1 e il 2 lungo. Chiaro? Col metronomo è questo, un momento di pausa. Ripetete questa perché è un momento di pausa, perché iniziamo sul secondo movimento, quindi il primo lo calcoliamo come pausa per ora e poi lo colleghiamo, insomma, ovviamente questa pausa sparirà di qua fino a qui, va bene? Fatto questo per mezz'ora, collegate tutto il rigo, il metronomo era a 50, va bene? Bene, ben fatto. Andiamo avanti con la frase, arriviamo alla fine, insomma, col secondo dito, quindi sullo stesso tasto mettiamo il quarto dito, chiaro? Quindi c'è scritto stesso tasto ora, eh? Quindi quarto dito qui, quarto dito sul Do per capirci, quindi 4, 5, 4, nuovamente 4, 5, 4, poi 2, 1, 2, il 3 e ci fermiamo qua, quindi è questo praticamente. Questa è la frase, va bene? Quindi qua vi ricordo che ci sta il cambio dove ci stava il secondo dito, abbiamo messo il quarto dito che non è altro il quarto dito sul Do, chiaro? Fate questo fin qua dove ci sta la V per una mezz'oretta e collegate tutto da capo. Bene, ben fatto. Frase successiva che inizia in levare perché l'ultima nota è rimbattere, quindi la posizione era questa, in levare il 3, 3, 3, 2, 1, quindi Ma Napoli. Quindi così, Ma Napoli. Giriamo col quarto dito, qui, chiaro, sul Fa, insomma, basta girare qui, quindi 4, 4, 3, 2, 1. Chiaro, quindi ripeto tu questa frase, un giro e mi fermo. Qua finisce la frase perché poi sono le stesse note dell'inizio, chiaro? Ecco qua, la frase è questa, dopo questa V che inizia in levare, perché questa abbiamo fatta nella frase di prima in battere, questa in levare. Da qua fin qua, va bene? Il pollice, poi si fanno queste tre note che non sono nient'altro che queste tre dell'inizio, quindi o le leggete qui o le leggete qui. In modo corretto vanno lette qua, però se vi è difficile leggerle qui, le leggete qui, non è un problema, va bene? Fate questo, quindi la posizione, il secondo dito sul Do come l'inizio, ormai l'avete memorizzata. La seconda volta non si fa più questa parte rossa, si fa quella blu, chiaro? Quindi è nient'altro che il pollice e qua inizia la parte successiva, va bene? Quindi dopo la scala finisce qua col pollice. Ecco qua. Quindi questa è la prima parte. Vediamo questa, diciamo, parte introduttiva che possiamo chiamarla anche, sì, parte A. Mettiamo parte A così diventa più semplice anche identificarla. Poi la sistemerò nella partitura.
definitiva. Quindi mettiamo i bassi, all'inizio suoniamo queste note senza bassi, i bassi li metterete da qui a qualche mesetto, quindi è così. Fin qua senza bassi, poi in posizione 1 settima, quindi sol settima e bassi. Bassi in posizione do, quindi 0. Poi bassi in sol settima, quindi 1 settima. Bassi in posizione di do, quindi 0. Ora che ho ripreso dall'inizio, ho rimesso i bassi anche nella parte iniziale, che poi vedremo insieme, quindi poi vado avanti. Bassi in posizione do. Bassi in posizione di sol settima, quindi 1 settima, come prima, poi inizia la parte B che ora andremo a vedere insieme, va bene? Quindi ciò che dicevo prima, quando andate a riprendere questa parte di qua, da qua nuovamente, inserirete i bassi anche se non ci sono scritti, ma è semplice, va bene? La parte è questa, qualche abbellimento in questa parte la inserirete, quindi dall'inizio dove ci sta quel segnetto sopra, un mordente, lo seguiremo così noi, tipo terzina, insomma, quindi qua 2, 3, 2, questo faremo quindi. Chiaro questo, 2, 3, 2, molto veloce, tipo terzina. Andiamo avanti. Su questo 3, 3, 4, 3 e andiamo avanti poi. Andiamo avanti. Qua 2, 3, 2, poi proseguiamo. E ci siamo. Dove ci stava questo segnetto sopra, quindi vi ho detto cosa inserire. Fate un abbellimento al giorno, quindi senza fretta, tanto sono sempre poi gli stessi. Non li fate subito perché insomma diventa difficile. Alla fine sarà l'ultima cosa. Prima la parte melodica, dopo qualche mese mettete i bassi, dopo qualche mese gli abbellimenti, senza fretta. Andiamo avanti con la parte B. Concludiamo questa frase A che col pollice qui. E poi andremo col quarto dito sul Do, quindi ho scritto solo Do senza allarga di quantità, se che è l'altro Do praticamente, chiaro? Quindi è questa. Poi Napoli 5-3. Parto dalla nota di prima, l'ultima nota della parte A per collegare questa nuova. Quindi il metrono, inserisco il metrono. Quindi il Do, l'ultima nota della parte A, che è così. Questa. Poi Napoli. Ecco qua. Così. Cercate anche di legare la parte A a quella B. Ho suonato questa nota che fa parte della parte A e questa della parte B. Tan, tan, tan. Una volta che l'avete collegata potreste partire direttamente dalla B. Fatela fino a qui, va bene? Bene, ben fatto dopo una mezz'oretta. Andiamo avanti, la posizione era questa, quindi poi questo dovreste fare. Napoli, 3, 2, 1. Col metronomo è questo. 1, Napoli. L'ultima nota dura un movimento intero, quindi di qua fino a qui per una mezz'oretta, va bene? 10 minuti poi collegate il tutto, bene? Senza fretta sempre. Andiamo avanti, siamo arrivati in questa posizione. Ora il quinto dito c'è scritto avvicina, quindi avvicina di un tasto, quindi così, va il quinto dito su Do per capirci, quindi notate. Andiamo avanti, 5-5, la frase è questa. Chiaro, col metronomo è questo, pausa, poi pa, due, due come se sono note che scottasse, come se scottano, insomma, va bene? Come se fossero bollenti, insomma. Riprendiamo da qui, quindi 5-5 sul Do, ta, queste due note, collegate il tutto. Andiamo avanti con la frase successiva, che è questa, quindi la posizione è questa, quindi. Col metronomo è questo, pausa. Bene, la frase è questa. Di qua, 4, 3 e poi fin qua, va bene? E ci siamo. No, forse ho indicato male. Questa qui è la frase, fin qui, va bene? E ci siamo.
Andiamo avanti con la frase successiva. Vabbè, ricollegate il tutto. Poi abbiamo, qua ovviamente andiamo a allargare di un tasto questo. Allarghiamo il pollice di un tasto qui, chiaro? E rimaniamo in questa posizione, avvicinando il tutto. Andiamo avanti con la frase successiva, che è questa. Due volte il pollice, nuovamente il pollice, 3, 4, 3, altre due volte il 3, 5, 4, poi, chiaro? Ripeto questa frase. Bene, col metronomo la fate da questo doppio pollice qui, pollice pollice, va bene? Andando avanti, di qua fin qui. Vabbè, siamo avanti un po' di più perché è la stessa cosa. Bene, andiamo avanti, collegate poi tutto, sempre tutta questa parte B. Siamo in questa posizione, il quarto dito lo allarghiamo di due tasti, 1, 2, quindi ritorniamo sul Do col quarto dito, e questo quindi. È uguale alla parte sopra, poi qua cambia solo questo, pa, 2, 3, 2 pollice. Chiaro? Molto semplice, quindi di qua è come l'inizio della parte B, pa, Napoli, Napoli, pa, proprio uguale. Qua cambia solo che prima erano tre note, ta, ora fa pa, ma cambia ben poco. Poi ta. Bene. Fatto questo per mezz'ora, collegate il tutto, ben fatto. Andiamo avanti, che è quasi finito il brano. Poi, ultima nota di questa pagina, eravamo in questa posizione, il quinto dito lo avviciniamo di un tasto, quindi come prima, in levare il quinto, 1, il 5, poi 3. Questa è la frase che dobbiamo fare. Metto il metronomo, 1, 1. Ci fermiamo qui, quindi iniziamo a levare dal secondo movimento, quindi un ta, e la frase successiva fino a dove ci sta la V. Fermate il video, insomma, e fate una mezz'oretta di questo. Bene, ben fatto, aggiungiamo le note successive che sono queste, quindi il 2 in levare, ma Napoli, e il pollice allarghiamo di un tasto, rimanendo in questa posizione, però il 2 non lo spostiamo da questo tasto, quindi così, ma Napoli, allarghiamo il pollice. E mi fermo così col 2 qui, sul Sol, per capirci. La frase è questa. Di qua fin qui c'è scritto fermo sul tasto. Allarghiamo il pollice, chiaro? Collegate tutta anche la parte di prima. E ora andiamo avanti. La posizione è questa, quindi ora facciamo il pollice e il 2 dove era fermo prima. C'è scritto fermo sul tasto, quindi il pollice levare. Ma, pa, pa. Ripetiamo questo col metronomo, la posizione era questa, sempre ferma, quindi 1, 1. E qua si ferma, insomma, perché poi riprende tutto dall'inizio, il brano è finito, insomma, per capirci. Abbiamo fatto fino alla fine ora. Da questa nota in levare, anche se è uguale a quella di prima, il 2 rimane largo dove era prima, qui fermo, e l'abbiamo finita fino qua al 2, al pollice, l'ultima nota, insomma, va bene, qui. Chiaro? Fate questo per ore e ore, insieme alla parte di prima che è questa, la parte B. Poi, niente, qui sono le tre note dell'inizio, si riprende tutto da capo, ta. Quindi le stesse tre note della parte A, va bene? Vediamo ora, dopo che avete memorizzato, di inserire i bassi. Eravamo in posizione quindi 0 nella parte A, e quindi col quarto dito sul Do, quindi la parte B è questa ora. Bassi in posizione sol settima, quindi una settima. Bassi in posizione Do, quindi 0. Bassi in sol settima, una settima. Bassi in posizione Do. Bassi in posizione sol settima, uno settima, quindi bassi in posizione di Do, quindi 0. Bassi in posizione sol settima, uno settima. Bassi in posizione di Do, basso a vuoto,
Basta in posizione sol settima, uno settima, quindi così. Basta in posizione di do, quindi zero. Basta in posizione sol settima, uno settima. Tutti e due bassi insieme così, lo stop quindi, poi da capo. Ripete tutto il brano, c'è il finale. Bene, come si fa il finale? Parliamo anche già del finale, si fa da capo tantissime volte, tutto come abbiamo fatto finora. Quando vogliamo finirlo, arriviamo fin qui e facciamo il finale, va bene? Quindi l'aggancio com'è del finale? Vi faccio sentire da queste note fin dove ci sta questo segno e poi il finale, quindi lentamente, così, quindi. Ora il finale. Chiaro? Quindi di qua si va a fare il finale, insomma, da capo fino a questo segno, quindi fin questa l'ultima nota sarà questo pollice. Chiaro? Il pollice si va a fare il finale. Quindi il finale com'è? Siamo col pollice sul sol, quindi questo, sol, pollice, pollice. O facciamo pollice molto semplice, sta così semplice, oppure facciamo questo, ci spostiamo, insomma il quinto dito lo mettiamo sul do qui ora e facciamo 4 2 1 e il pollice lo allarghiamo di un tasto, quindi così 5 2 1 e sarà questo. L'abbiamo già fatto tante altre volte, però lo rispiego in modo semplice. Ecco qua, va bene? Fatela per un bel po' di tempo. Ora vediamo tutta questa parte con gli abbellimenti, però il brano è finito, quindi questa seconda, la parte B che è così, quindi mettete gli abbellimenti dopo, anche i bassi dopo qualche mesetto, insomma. Qua, Napoli, Napoli. Sul 2 mettiamo una terzina, 2, 3, 2 e poi il pollice. Andiamo avanti. Sul 3, 3, 4, 3, poi andiamo avanti. Qua 2, 3, e 2, 3, 2, poi il pollice. Andiamo avanti. Sul 4, 4, 5, 4, facciamo quindi. Sul 3, 3, 4, 3, poi il pollice. E poi mi tengo conto uguale, insomma, andando avanti. Sì, è la stessa cosa, quindi non ho aggiunto più altri abbellimenti. Dove ci sta il segno sopra, insomma, sono questi abbellimenti. Ne fate uno alla volta, però poi è sempre la stessa cosa. Bene, qua per il finale come facciamo? Quindi così, siamo in posizione con i bassi di sol, perché veniamo, vedete qui, eravamo in sol settima, quindi uno settima i bassi, e il finale sarà così, quindi sol settima, questo. Tutte e due bassi in posizione do sul 4, sol settima col pollice, il 4 con do, quindi 0. Oppure come ho detto prima, questo. Bassi in do, quindi 0, mi sposto quinto sul do e faccio questo, sol settima e bassi, e poi questo. E così quindi. Chiaro? Bene, il finale è questo, vi ricordo. Qua ci sta l'accompagnamento per un altro strumento. Magari quando uno canta può fare questa parte, che così la faccio ascoltare l'accompagnamento. Continua sempre così, sono quattro battute che si ripetono sempre. Le vediamo molto velocemente, sono queste tre note. Poi allarghiamo il pollice di un tasto, queste. Poi 4, 5, 5 e 4 e il pollice lo allarghiamo di due tasti, così. Quindi ripeto questa frase, Napoli. E ci fermiamo su questa prima frase, che è questa. Ta 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 tam, ta 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 ta. Va bene, fatela per una mezz'oretta. Frase successiva è questa, il 4 elevare, ma Napoli, 3 1, ma Napoli, e qua 2 1 allargando di un tasto. E ci fermiamo qui. Ripeto questa frase, ma Napoli,
Ecco qua, fate questa frase da questo segno fino a quest'altro segno, va bene? Bene, collegate il tutto. Ora andiamo avanti ricollegandoci dal ritornello. La frase successiva è questa, quindi 4 sempre sul Sol. E ci ricolleghiamo dove ci sta il ritornello. Sempre così, va bene? Quindi suonate queste 4, 4, 5, 4, quindi sol, sol, la, sol, vi collegate di qua e fate sempre questo. Questo è l'accompagnamento, va bene? I bassi ci sono scritti, quindi c'è poco da spiegare. Quindi bassi posizione di Do, quindi 0, bassi posizione sol settima, quindi 1 settima, bassi posizione di Do. E si ricollega nuovamente da prima, va bene? Qua ci sta un'alternativa che non l'ho scritta, però potreste fare questo. Una volta che avete memorizzato qui a qualche mese, invece di fate questo, insomma, col pollice sempre ora. E poi oppure così, tenendo sempre 2-1 premuto, quindi premuto, ripetendo, insomma. Però meglio solo col pollice, è più semplice, quindi così. Quindi praticamente quando solo qui, solo in questa parte, dopo premete fate 4-1, 5-1, 4-1, solo qui, poi tutto il resto come scritto. Se vi piace, altrimenti fate come scritto, va bene? Bene, per oggi è tutto, quindi mi raccomando non andate di fretta, prima la parte melodica, poi i bassi e poi gli abbellimenti. Bene, per oggi è tutto, un saluto da Mario Carboni, alla prossima lezione. Ciao a tutti!